provincia mia che non ho fatto manco io brevettare. Ho voluto fare una contaminazione, voglio fare una contaminazione del Cyrano del Bergerac, diciamo contaminato tra il romanesco e il messicano, perché ho detto a me stesso, queste cazzate non mi bastano più, voglio andare a oltre. E sono qui per questo, per andare oltre. Allora, sentiamo, dai, l'unica cosa è che ti sei messo il cappello, ti manca il naso. A parte che, aspetta, scusa, dillo un attimo, ti manca il naso, ma già, scusa, ti puoi mettere un altro profilo? Ecco, vero, sì, ma non ti suo il naso, mica di l'utile. Non l'ho preso apposta, perché c'ho il naso già a giugno. Bello. Allora, questo naso al naturale, che ci racconti oggi? Sentiamo un attimo. Questo dicevo, sì, è una versione romanesca messicana del Cyrano, che si chiama il Cyrano dei Torpini Attack. Allora, non l'ho fatta nemmeno brevettare. Ok, allora sentiamocene, certo che costa un naso comunque, e tu? Mi sei visto solo questo? Questo e cosa potevi dirmi? E che te volevo dire? Surreale. C'hai il naso così lungo che non te sei chiude la carta d'identità. No, catastrofico, catastrofico. Eh? C'hai il naso così lungo che se dici di no a tavola sparecchi. Dai, devi mettere la mia. Bucolico. C'hai il naso così lungo che se eri una pecora morire fa. Sembra alla francese, sentiamo. È una masca talmente grossa che se sulle 100 lire ci mettevano la tua faccia venivano gormando. Questa è carina, aspetta, non mi vedi in francese mano, no, non lo so dimenticare, affascinante, è una masca che ci vuoi fare il salto con l'asta. Spettacolare, c'è una nasca che da piccolo tua madre doveva via la macchina per venire a imboccare. Tutto resto, c'è una nasca che sembra un passaggio a livello. Dai, ci sta, pure questa? Radiofonico, c'è una nasca che se te sdrai ci vivi te le tocchi. Utilitaristico, c'è una nasca che sul tram ci si tiene la gente. Poi, appesa proprio? Culinario, non culinaria perché okay, poi qui okay. C'è una nasca talmente grossa che se dici di sì a tavola affetti e pane. Ecco, poi, sabato. Per concludere, col sentiamo Orbodo. Ammazzate che nasca, che Dio te la cresca, così ci andiamo a pesca. Ecco quante cose devo devi declamare, ma te manca la materia prima, e cioè la creatività. Ma tu ce l'hai, una causa tua. Scusa, no? Carlo, allora, te voglio dire una cosa. Noi sappiamo che tu ti stai per laureare. Sì. E io questi video li mando tutti quanti ai tuoi professori. Di mettere classi, di come c'è. Allora, se il professore vede stata spesso, non mi fa fare tutto a tesi. E allora Carlo, noi ti salutiamo, ti ringraziamo perché tutti i venerdì sei con noi e per la tua simpatia, per la tua spontaneità. E allora grazie. Sono contento di esserci. Ok. Dai, Carlo, un abbraccio, ciao per l'altra.